nato il caffè? In Etiopia sud-occidentale, dall'Etiopia il caffè ha un po' conquistato tutto il mondo. Dove si coltiva? In tutta la zona del centro-sud America, in Africa e anche in Asia. Nel mondo esistono oltre 100 specie di caffè, ma solo due sono quelle commercialmente importanti, quelle che poi ritroviamo in tazzina, che sono appunto l'arabica e la robusta. Il nostro blend 100% arabica è costituita da 9 ingredienti. Queste 9 ingredienti sono le nostre monoarabiche. Oggi ne andremo a degustare tre, che sono il Brasile, il Guatemala e l'Etiopia. Il Brasile è un paese importantissimo perché è il primo produttore di caffè ed è il primo caffè che noi andremo a degustare. Ha un corpo elevato, ha sicuramente delle note cioccolatose. Il Guatemala. Ci sono sentori di agrumi in questo caffè, quindi è sicuramente un caffè più acido che amaro. L'ultimo caffè, il caffè etiope, un corpo medio, possiamo dire, caramello, fiorito al massimo quasi. E questo fiore, appunto il gelsomino, che è tipico di questo caffè, è un caffè molto profumato. E quindi abbiamo visto come questi tre paesi possono dare caratteristiche in tazza completamente differenti. Grazie mille a tutti quanti.